Buonasera Piazza Grande e buonasera Giona. Buonasera Giada, buonasera Piazza Grande. Che magnifica vista che sei, Piazza Grande. Grazie per essere qui questa sera. Preparatevi a vivere l'emozione di due film che ci portano indietro, nel passato, in momenti cruciali del secolo scorso. Like 1958, in the middle of the Cold War, with tensions on the rise between Western countries and the Soviet bloc. Ci vari formule, The Guardians of the Formula, is a riveting story based on real events about a historic act of solidarity. Dragan Bielogrulich, director, and the actors Alexis Manenti, Ognjen Mićović, Anne Serra, Aliza Radakovic, and Jovan Jovanovic. Welcome to Locarno. Bienvenue à Locarno. Welcome in Locarno, Dragan. Welcome in Locarno, the whole cast and crew of the film. How did you discover the story, and where did the idea of the story, that's such a rich thriller and still based on emotions like solidarity and cooperation, words that are maybe a bit out of fashion, so where did this whole project come from? First, I have to express my honor that we are shall have the world premiere of our movie in this amazing place, in this incredible festival. I had to come on Piazza Grande to see how it's really grande. And thank you all for coming. I hope that you will stay on the second screening. I promise and I guarantee that you will not regret. I hope you will make the deep emotional impact and connection with our story. And our story is about guardians of the formula, which means that's the guardians of the life. But life that we unfortunately forgot. So I hoped that maybe each of us through our movie or through our story will again find that very, very important formula, maybe most important formula of life. Thank you very much. Alexis Mananti, bonsoir et bienvenue à Locarno. On ne veut pas trop dévoiler, parce que le film est aussi un film d'espionnage, c'est un thriller passionnant. Vous jouez le rôle d'un médecin, d'un professeur qui n'est pas très empathique. Ce n'est pas un héros conventionnel, je dirais. Oui, effectivement, le rôle que j'interprète est un peu à l'opposé de Tom Cruise, mais il est mieux que lui. Donc je vous le recommande. Non, plus sérieusement, c'est un héros qui sort un peu des stéréotypes du cinéma. C'est quelqu'un qui montre plus son empathie dans les actes que dans les paroles, mais j'interprète un personnage qui a existé, qui est le docteur Georges Mathé, et qui a apporté sa pierre à l'édifice de l'humanisme dans le monde et de la solidarité. J'étais vraiment très fier d'interpréter ce personnage. Merci beaucoup. Merci. Ognjen Mićović, we will speak English, but you also speak Italian, I know. Buonasera a tutti. Ciao. You are the lead scientist of the experiment that went wrong in Yugoslavia. What was it like to play such an ambiguous, such a particular character who really existed? Ok, innanzitutto voglio ringraziarvi per essere qui. È un grande onore essere a questo festival. Okay, so back to your question. I think I really didn't have a challenge
falling in love with the character because he inspired me. I was inspired by his uncorrupted view of the world. I was inspired by his childlike view and his childlike curiosity about everything that surrounds him. And Živo Tavranić, the character I'm portraying, he was very young when he started working at the nuclear reactor. He was 24. And in that time in Yugoslavia, that meant you were some part of elite part of society. Besides all that, he never stopped being humble and a loyal friend. So I hope I didn't let him down, and a huge responsibility towards his life pushed me to follow this story. And nothing would be possible if Dragan didn't have all his trust in me, because this is my first film. So he was very patient with me and my beautiful colleagues, who gave their best and helped me never lose faith in the story. Thank you. And we are looking forward to seeing your film, The Guardians of the Formula. Thank you for being here in Locarno, and enjoy your evening on the Piazza Grande. Thank you. Thank you, bye. E John, ora è il momento di parlare del primo film di questa sera, diciamo un film che ci porta nel passato. Siamo adesso nel 1938, il film si intitola La bella estate, ci porta a Cesare Pavese, al romanzo che ha ispirato la regista Laura Lucchetti. Ci racconta la storia di questa ragazza, di una sarta del 1938, ma che potrebbe tranquillamente essere una ragazza del 2023, con gli stessi sogni, le stesse passioni, le stesse speranze dei giovani d'oggi. Una sarta che viene affascinata dal mondo degli artisti, della città. La regista Laura Lucchetti e le attrici e gli attori Ile Vianello, Nicolà Maupà e Alessandro Piavani. Buonasera, benvenute e benvenuti a Locarno. Buonasera Laura, benvenuta. Come prima cosa, qual è stata la spinta che ti ha spinto a mettere mano a un libro come quello di Pavese e proiettarlo in una prospettiva completamente contemporanea, pur rispettando l'ambientazione storica? Buonasera, intanto è un'emozione enorme vedere questa piazza. I miei colleghi mi avevano avvisato che sarebbe stata una cosa molto forte, molto più di quello che mi aspettassi. Uno dei temi più amati da Cesare Pavese, che è un mostro della letteratura italiana, è la giovinezza. E la giovinezza è anche quella parte della vita che io amo esplorare, raccontare e studiare. Quando ho letto La bella estate per la prima volta, e poi per la seconda, la terza, la quarta, l'ho letta tante volte, ritrovavo nelle parole di Cesare Pavese un'universalità, una modernità nel racconto di una ragazza che vuole essere se stessa, che sta facendo delle scelte, che è spinta dai propri desideri a capire come amare, chi amare e cosa fare di un corpo che le chiede di crescere. È stato molto semplice seguire Pavese, perché in Pavese già c'era tutto. Abbiamo cercato di addolcire alcune cose, portare sulla pelle di questi magnifici attori e degli altri attori che questa sera sono con noi e sono nel pubblico, quei personaggi che sono di Pavese, sono immortali. Ma la grandissima dote di Pavese è la capacità di descrivere l'umano, di descrivere soprattutto quella parte della vita in cui il futuro è davanti, e di descriverla in maniera così universale che questi protagonisti, questa ragazza Ginia, è una ragazza di oggi, allo stesso sentire, alle stesse paure, allo stesso desiderio di essere se stessa
è lo stesso desiderio di una ragazza del 2023 di determinare la propria esistenza. Quindi il grande lavoro l'ha fatto Pavese, noi umilmente abbiamo cercato di cercarne il cuore e di avvicinarci a lui il più possibile. Ile Vianello, benvenuta a Locarno. Grazie. Il tuo è un bellissimo personaggio, siamo in una società patriarcale, siamo alla soglia della Seconda Guerra Mondiale, una giovane donna che vuole vivere la sua libertà, che vuole diventare adulta, è un bellissimo personaggio. Sì, credo la cosa più forte che forse mi ha lasciato il personaggio di Ginia è la consapevolezza che ancora prima che siano gli altri a riconoscere la nostra libertà è necessario parlare sinceramente a noi stessi e ascoltare i nostri desideri. Sì. Grazie. Nicolas Maupas, tu interpreti il fratello della protagonista che sembra abbia qualche difficoltà ad accettare la sua emancipazione. Non c'è una vera difficoltà, la vera preoccupazione di Severino è ciò che potrebbe aspettare al di fuori nella vita di Ginia. È un fratello presente, molto moderno e ci è stato chiesto cosa ci portiamo a casa da questo film. Ecco, Severino è uno scudo e uno scudo protegge le cose che ama, e quindi Severino vuole proteggere l'amore che ha per Ginia, vuole proteggere Ginia, vuole vederla libera e felice, e sicuramente è stato un bellissimo viaggio e non è preoccupato per quello che è Ginia, è preoccupato per quello che il mondo potrebbe fare a Ginia, perché Ginia è una cosa molto pura per lui. Come in ogni storia c'è un antagonista, lo darei brevemente la parola ad Alessandro Piavani, che è l'antagonista un po', che cerca un po' di andare a rovinare questa armonia, diciamo, che abbiamo appena descritto. Com'è stato lavorare sul tuo personaggio? Innanzitutto è bellissimo essere qui e vedere tutte queste persone qui a vedere il nostro film che finalmente diventa di tutti. E questa, devo dire, che è veramente un'emozione grandissima. E per quanto riguarda il personaggio di Guido, quello che abbiamo cercato di fare noi è stato prendere quello che Pavese ha scritto, cioè un maschio veramente brutale, e cercare di andare al di là, oltre le fronde, e trovare quelle che erano le sue fragilità. E speriamo che ci siamo riusciti. E poi più in generale, quello che mi sento di dire a tutti è che questo è un film che è un inno alla libertà, a essere se stessi, se stesse, se stesse, tutto. E quindi viva, viva la libertà. Grazie mille. E l'ultima parola è per la regista. Vorrei dedicare questo film a tutte le ragazze, perché è fatto per loro ed è fatto con loro, ma lo voglio dedicare anche a tutte le donne, che quella ragazza che hanno dentro e che sono state gli fa compagnia per tutta la vita. E soprattutto a una ragazza nel pubblico di 87 anni che mi ha regalato tutto quello che so e il coraggio di essere qui. Grazie Laura Lucchetti. A tutti voi auguriamo una splendida serata sulla Piazza Grande. Vi ricordiamo che potete fare la differenza votando per il Prix du Public UBS. Buona serata sulla Piazza Grande e arrivederci a domani. E grazie mille. Buona visione. Grazie.